Chiamo Fabio Malagnini, noi ci chiamiamo Bot Farmi, siamo una startup, siamo nati sostanzialmente quest'estate. La presentazione doveva essere fatta a quattro mani, due voci, con Gianangelo, che è il nostro CTO. Quindi per la parte più propriamente tecnica posso arrivare fino dove posso arrivare, per la gente ci mandate le richieste, se no sapremo ora poi assolverle. Io mi occupo della parte marketing. Questa, diciamo, è la presentazione standard che noi stiamo mettendo a punto. Parte da quello che è un'esigenza piuttosto corrente, nel senso che quando noi parliamo di chatbot, parliamo in realtà di chat, che sono di per sé un canale estremamente forte, oggi praticamente emergente anche rispetto ai social network, ma che sono da un punto di vista della contatto col cliente soltanto uno dei canali in essere. In più dobbiamo anche distinguere probabilmente la chat in sé dalla chat gestita in modalità, diciamo, di automazione dei bot. Abbiamo trovato una ricerca sviluppata dalla MacLeaver Agency che ci dice delle cose secondo noi piuttosto interessanti. Ad esempio che i bot apparentemente sono molto apprezzati dall'utenza, poi vedremo come segmentarla, ma che sostanzialmente diciamo, si legano a un particolare bisogno, che è quello di una risposta in realtà. Diciamo che di per sé la chat, esattamente come il classico telefono, per tutto quello che è stato la gestione non digitale dell'utenza, si aspetta una risposta, crea un'aspettativa di una risposta rapida. Quindi laddove invece io uso un messaggio per formulare la mia richiesta e non ho una risposta dell'operatore, questo è estremamente frustrante, molto più frustrante che se mando una mail dove ho la possibilità di strutturare una domanda, non ho una aspettativa in tempo reale, eccetera. Quindi il chatbot è apprezzato per qualcosa, per le situazioni dove voglio una risposta rapida. Tra i valori di, diciamo, i pro, i vantaggi, sono infatti, a parte l'aspetto, diciamo, convenienza rispetto al telefono, servizio che è sempre attivo 24 ore su 24, c'è questa, diciamo, aspettativa di rapidità. Diciamo che da un punto di vista dell'azienda il bot ovviamente non dorme mai, quindi permette di presidiare 24 ore su 24, poi vediamo con quali limitazioni, un canale di comunicazione. La cosa importante è da capire anche che oggi, rispetto magari a 20 anni fa, è l'utente che seleziona il canale attraverso cui rivolge delle richieste, e quindi come azienda noi non possiamo che supportarli tutti tendenzialmente e vedere a livello di metriche come possiamo gestirli al meglio. Quindi, diciamo, questa è la panoramica generale. La cosa interessante che poi mi aggira da questa ricerca è che, anche se ovviamente nella fascia giovanile, millennials, i bot vengono apprezzati, in generale la chat in realtà, rispetto a canali tradizionali come lo stesso face to face, in realtà la possibilità di sviluppare una richiesta di tipo istantaneo, cioè, è piuttosto trasversale, sia rispetto alle generazioni, in questo caso che i baby boomer, diciamo, veniva apprezzata in 8 circostanze su 11, che erano mappate la ricerca, e con una differenza anche attraverso i generi. Diciamo che per quello che si era capito, diciamo, gli uomini preferiscono ricorrere a un risponditore bot nei casi di un customer service, per rivolgere un approfondimento di prodotto, cioè. Mentre invece c'era più disponibilità da parte dell'utenza femminile a usare i chatbox come, diciamo, assistente nello shop, come navigazione dentro alla situazione di acquisto. Allora, un bot naturalmente è un termine generico, fondamentalmente è un programma che simula a qualche livello, a livello bassissimo, più evoluto, un comportamento umano, soprattutto è in grado di ingaggiare un'interazione con un utente umano. Il chat è un robot di conversazione, quindi è un tool conversazionale che quindi dobbiamo pensare anche di possa essere integrato dentro una strategia di comunicazione con l'utenza, e ovviamente si sviluppa attraverso quelle che sono le piattaforme di messaggistica, come, vabbè, Facebook Messenger.
messenger, sicuramente quella più diffusa in Italia e in Occidente, il chat in Cina e in Asia. Diciamo che tratto dal punto di vista strategico, sicuramente Facebook sta posizionando Messenger crea tappe forzate rispetto a un modello che ha rappresentato il chat. Questo anche con microgames, con modalità di pagamento, è proprio un po' una scelta di questo genere. Fondamentalmente, diciamo, le chat sono vengono eseguite dentro un'applicazione di messaggistica, la cui diffusione per base vitale sono nate sostanzialmente con gli smartphone, ha avuto una curva di sviluppo più rapida di quella dei tradizionali social network, che sono andati con desktop, cominciare dallo stesso tempo. Quindi ci sono delle previsioni, poi queste previsioni possono essere più o meno credute, comunque diciamo la penetrazione punta a un dato del 65% della popolazione mondiale, utenza ovviamente mobile, dentro il 2019. Messenger, diciamo, è già una piattaforma con 3 migliaia di utenti. Quindi diciamo nella competizione tra piattaforme di chat, oltre a Messenger abbiamo ovviamente Telegram, abbiamo lo stesso Skype, abbiamo Kick, e più quelli di diciamo, chat tipo Kakao, Talk, tipo Line, e tipo già più diffuso nel mondo, diciamo, italiano. Questa proprio diciamo, i bot sono diventati un elemento anche di competizione per cui i provider, le piattaforme mettono a disposizione dei framework e degli strumenti di sviluppo. Chi mette, ad esempio, soprattutto Skype, ad esempio, degli strumenti di discovery per facilitare la ricerca e la scoperta di questi tool, che diciamo oggi è un punto relativamente critico, a mio avviso, dell'ecosistema del chat. Diciamo, noi ci presentiamo come una piattaforma in grado di sviluppare dei chatbot multicanali, che vuol dire che a partire dallo stesso disegno conversazionale, dallo stesso tipo di dominio, anche come base di conoscenza, siamo in grado di supportare la stessa tipologia di conversazione su Messenger, su Telegram, su Skype, potenzialmente su Slack e su WeChat. La realtà, poi se parliamo del mercato italiano, della realtà che abbiamo conosciuto in questi pochissimi mesi, è che stiamo ragionando su Messenger, perché chiaramente i numeri fanno di gran lunga la differenza. Personalmente sono stato un po' stupito al dello scarso interesse che c'è su Skype, che comunque è una realtà storica, ha una penetrazione importante. Per cui stiamo lavorando su quello, però quello a livello di bot farming noi di fatto vogliamo essere indipendenti dal framework, per esempio quello di Michael, che è un classico framework cross platform, che ovviamente poi deve seguire un po' l'evoluzione che è prevista dal produttore. Noi abbiamo una piattaforma che è sia multicanale che anche nativamente multilingua, quindi permette di essere configurata rispetto alle keyword che compongono, diciamo, che impostano la conversation engine in diverse lingue. Ovviamente gestisce oggetti multimediali, questo non è una grandissima novità. Diciamo che noi come bot farmi ci posizioniamo in modo piuttosto pragmatico, quindi noi non utilizziamo tecnologie come quelle che sono state presentate, tipo i API di Google o di Facebook, possiamo integrarle, stiamo verificando questo, però noi vogliamo offrire una soluzione che a partire dalla keyword matching si presti a affrontare quelli che secondo noi sono i grossi vantaggi dei chatbot e diciamo della micro applicazione dei project chat. In particolare abbiamo implementato diciamo dei tricks come quella che abbiamo chiamato semantica booleana, in realtà è la possibilità di identificare delle chiavi associate con operatore OR o AND, per dire lo stesso termine, diciamo per dire maglia, sia associato al contesto del football, stiamo parlando di un discorso di tipo diverso, una maglia dentro un contesto di e-commerce, di acquisto, eccetera. Abbiamo sviluppato anche delle opzioni per quanto riguarda la differenziazione delle risposte a fronte della domanda che viene creata, tipo chiedo al bot come ti chiami, una volta, due volte, tre volte posso articolare delle risposte diverse. Queste risposte possono essere random o secondo lo sviluppo previsto, eccetera.
diciamo, questi sono tutti elementi che puntano a massimizzare il beneficio del bot, che secondo la nostra proposta oggi viene utilizzato in contesti piuttosto specifici, quindi con un unico dominio, con eventualmente una complessità che, come dicevamo prima, è data da un catalogo di prodotti, da momenti datati, eccetera. Ma fondamentalmente, se io sviluppo il customer service basato sul bot, cerco di utilizzarlo principalmente per rispondere a quelle 3-4 domande che mi fanno massa critica, quindi le frequenti answer request, diciamo, e che sono in grado di risolvere decentemente con uno strumento di conversazione che mi ha chiesto. Abbiamo immaginato delle verticalizzazioni, uno sul, diciamo, anche di vista applicativo, uno sull'e-commerce, dopo vedremo una demo rapida che abbiamo realizzato. La navigazione è tendenzialmente a menu, può essere sviluppata attraverso quelli che sono i metadati con cui diciamo, sono presenti nella database dell'e-commerce. Ovviamente un altro filone è quello del customer service. Abbiamo detto, noi puntiamo non tanto sostituire l'operatore umano, ma integrarlo, potenziarlo, sollevarlo da quella massa di domande ricorrenti, elementari, che il bot è in grado di sviluppare 24 ore al giorno e con rapidità. Sicuramente non è la complessità il punto di forza del bot, non è il fatto di distinguere tra diversi possibili domini di conversazione, eccetera, eccetera. Quindi questa è la proposta che noi avanziamo rispetto alla visione del cliente. Un altro filone è quello, diciamo, del content delivery, del content distribution e della profilazione. Detto in altre parole, la newsletter classica email sta morendo, per quanto variamente rinfrescata, quindi molti clienti sono interessati a sostituirla con il canale di chat per il delivery, come peraltro la maggior parte dei media oggi su Telegram cominciato a fare. E l'altro aspetto che devo dire è quello che però dal punto di vista noto non abbiamo seriamente affrontato, è quello propriamente dell'engagement, quindi delle micro applicazioni. Da poco, tra l'altro, la notizia di Facebook che ha annunciato i giochi alle 5 sotto Messenger, e quindi la possibilità di operazioni, diciamo, che di viralità e di engagement legato alla pagina Facebook. Questi, diciamo, sono i noi offriamo bot farm legato. Scusa, non ho capito. Ha annunciato la disponibilità, tanto con il supporto di team.com e di altri provider, diciamo, storici di giochi HTML5, che per ora è molto importante perché strategicamente tornano a essere su mobile una piattaforma di disposizione. No, non si chiama più HTML5. Sì, che è quella che da 5 anni fa diceva HTML5, però in realtà potrebbero diventare per un altro gioco molto semplice, che appunto si presta all'ingaggio veloce dell'utenza, coerentemente, diciamo, al modello, diciamo, social chat, che è quello di chat di Amber, che infatti anche di distribuzione di giochi. Noi offriamo, diciamo, la possibilità di integrarlo a varie analytics, sia specifici nel mondo del bot che legati alla piattaforma CRM in uso o ad altri analytics. Diciamo, noi non li sviluppiamo autonomamente, ma si pensa è assurdo fare quello che fanno altri. Relativamente integration, adesso meglio, i vantaggi che noi vediamo nel chatbot sono la possibilità di offrire un customer service always on, tendenzialmente con meno costi e più qualità data la continuità del servizio, una modalità di sell automation da abbinare evidentemente a modalità online di e-commerce per prodotti o anche prodotti digitali della tua shop. Fatto di dare più valore integrando la strategia CRM esistente, integrando dei canali diciamo, nuovi e più attraenti, ovviamente a raggiungere dei target per vedere di gestire la chat in modo coerente. E poi anche questo possiamo vedere ad esempio nel mondo dell'alberghiero turistico, il fatto per chi ha sviluppato investimenti di qualche rilievo su Telegram negli anni passati,
utilizzare il chatbot come uno strumento di loyalty, di fidelizzazione, dire come. Sinceramente su questo non abbiamo una misura di efficacia, ma registriamo, diciamo, questo tipo di richiesta, che non sappiamo sinceramente se sarà il contesto giusto. Noi siamo queste persone, queste sono due demo che possono essere testate facilmente, magari ne vediamo uno. Questa è una demo, diciamo, di un chatbot legato a una proposta di e-commerce. Abbiamo semplicemente legato un database esterno, in questo caso di una decina di prodotti. E abbiamo impostato dei filtri di ricerca. Questi sono, diciamo, la tipologia di metadati di inizio. Naturalmente abbiamo un keyword matching rispetto alla conversazione, ad esempio dovrei poter dire dammi panta. Diciamo, la tipologia in questo caso è data dalla tipologia del prodotto pantaloni, dal genere. Alternativamente posso chiedere, ad esempio come filtro di ricerca, impostare dei valori che possono essere la marca, ad esempio Benetton, e il prezzo per fascia. E richiedere una posso personalizzare il menu, posso cambiare anche il linguaggio, in caso dovrebbe essere disponibile italiano o inglese, diciamo, se l'impostazione cambio lingua. Già l'italiano per dar due infatti vediamo, ma diciamo posso procedere in modo anche un po' misto tra diciamo meno navigazione per meno e navigazione. Diciamo, è possibile ovviamente finalizzare funzioni più correnti, tipo prodotti simili, oppure dettagli del prodotto, oppure come finalizzare l'acquisto o sul sito di e-commerce, o eventualmente con una modalità di pagamento di wallet interna, come dovrebbe essere possibile su Facebook. Questo è un pochino l'esempio che avevamo previsto. Vedi due secondi, adesso ci sono le domande. Avete avuto il permesso da Facebook di fare il tasto acquista, che è in beta in questo momento? Direttamente entro. Il bot è stato approvato da Facebook, direttamente, se no potrebbe essere qualche c'è un processo. No, no, l'acquisto, il tasto acquista interno alla conversazione. Va fuori, ho visto che va sul sito. No, non so se magari avete provato. Ve l'abbiamo testato, comunque non ci interessa neanche farlo. Se voi l'avete fatto per caso? No, per questi video. No, qui banalmente vado su Amazon. Anche se è una domanda tecnica, posso fare? Diciamo, è tecnica e sarà difficile. No. Ma posso sapere qual è il modello commerciale con cui la proponete la soluzione, o i modelli commerciali, quelli che pensate? Sì, dunque allora, facciamo una premessa. Noi attualmente abbiamo una natura, diciamo, ibrida. Lavoriamo come agenzia, come
varie tecnologie, infatti stiamo anche perfezionando, cercando delle partnership per gli segmenti dedicati, per chi già è presente nel mondo a customer service con delle soluzioni, per chi lavora nel marketing, nelle eventi, eccetera, per operazioni tipo contenuto, profilazione, eccetera. E in questo caso, diciamo, noi abbiamo un modello che l'obiettivo è quello di avere un'offerta completamente software e service, quindi con una parte di front-end attualmente non l'abbiamo, tipo Chat2 per capirsi, possibilmente in grado di affrontare la complessità che onestamente Chat2 non sembra nel momento, e questo diciamo richiederà un'evoluzione del prodotto, un'evoluzione come startup, con investimenti eccetera, su cui stiamo ragionando in termini di rispetto. Primo passaggio, diciamo, c'è un modello che comprende una pacchettizzazione per tipologie, un pacchetto di maintenance o di personalizzazioni, e poi questo vabbè analogamente al SaaS, una fee per quanto riguarda la mensile annuale. Per quanto riguarda volumi come i volumi in termini in realtà siamo in una fase dove la cosa per noi veramente interessante è avere risposte dal mercato, avere dei feedback significativi e strutturati. Quindi il motore di natural language processing non si appoggia a librerie esterne? Attualmente no, è possibile. Sì, però è fatto in casa, diciamo, basato su keyword, sì. Su regole, su, sì, su diciamo che c'è una. C'è un aspetto, diciamo, di lei che se la società nasce tra Rimini e Milano, dunque comunque diciamo era di Rimini e aveva una parte di software della società precedente. C'è stato questo tipo di sviluppo, diciamo, non è necessario linkare in Italia piuttosto che, però è possibile, però per dire che arrivasse la richiesta anche sulla fonia, per esempio, non è stato mai toccato, francamente sicuramente. Diciamo quando parlavamo di pragmatismo noi intendevamo questo, cioè, quindi, vediamo anche un po' come microapplicazione. L'applicazione in questo momento è capace di prendere i filtri che prima applicavamo con il mouse direttamente da testo, se scrivo maglia, sì, grande, sì, XL, rossa? Assolutamente, sì. No, ogni volta entravamo nella macro categoria con il testo, poi applicavamo i filtri, quindi volevo chiedere se... Sì, perché onestamente a livello demo non so sicuro che venga inserito tutti, però sì, non c'è problema. Dovrebbe essere anche abbastanza, credo, automatico, che se lo vedo come menu me lo riconosce come natural language. La cosa più interessante è quando ne avvino più tre, che era, diciamo, l'aspetto diciamo, più interessante complessivo. E così pure se sono impostate le lingue correttamente a livello dizionario, chiaramente puoi fare italiano.